Presidente, è veramente uno spettacolo sportivo, uno spettacolo vedere questo pubblico e poi questi sciatori paralimpici italiani stanno surclassando quelli olimpici. Sì, in effetti è uno spettacolo formidabile, i nostri della squadra italiana sono stati veramente bravi, oggi due medaglie, ma la cosa molto più bella è questa grande partecipazione popolare, qui è tutto pieno, sono arrivati un sacco di pullman, si sono dovuti fermare dei pullman addirittura prima perché qui non arrivavano più, è un segno che le Paralimpiadi hanno avuto un successo e stanno avendo un successo veramente importante, superiore anche in questo caso a tutte le nostre aspettative. E per la provincia la soddisfazione di vedere questi atleti a fine gara a casa propria, a casa Italia, che è la casa cantoniera della provincia? Beh, sicuramente questa è un'altra soddisfazione, la nostra casa tutti i giorni, tutte le sere è piena e devo dire che è una partecipazione vera, cioè non è un ristorante, è un'occasione anche per incontrarsi, per scambiarsi le proprie opinioni, per scambiarsi le esperienze, i risultati che sono stati raggiunti. Cioè la squadra italiana è veramente un bel gruppo di amici, questo è anche un segno forte che lo sport vuol dire anche amicizia. Con queste Paralimpiadi possiamo dire che lo sport per disabili è uscito definitivamente in Italia da quel piccolo ghetto in cui era. Sì, è uscito, ieri sera ho visto la rassegna stampa di questi giorni, la rassegna italiana e anche internazionale, e devo dire veramente un grande successo. Ci è dispiaciuto che la RAI non ha seguito con grande attenzione la cerimonia inaugurale, soprattutto nella fase conclusiva, che era un aspetto importante. Molti cittadini mi hanno telefonato per protestare contro la RAI, io ho protestato a sua volta contro la RAI, ma devo dire che il successo sicuramente farà in modo che anche la cerimonia di chiusura, che si svolgerà dalle 8 alle 10, sarà seguita direttamente dalla RAI. Questo è il segno che l'evento è cresciuto a delle aspettative anche per quanto riguarda la RAI.